Eravamo rimasti. Per buona sorte della tranquillità del genere umano, la moderazione raccomandata dalla saggezza di Augusto venne accolta dai timori e dai vizi dei suoi immediati successori. Presi dalla ricerca del piacere o dall'esercizio della tirannia, ben di rado i primi Cesari si dimostrarono agli eserciti e alle province, ne erano disposti a tollerare anche quei trionfi che la loro indolenza si lasciava sfuggire, venissero usurpati dalla condotta e dal valore dei loro luogotenenti. La fama militare di un cittadino era considerata un'insolente violazione della prerogativa imperiale e divenne non solo interesse, ma dovere di ogni generale romano difendere le frontiere affidate alle sue cure, senza aspirare a conquiste che avrebbero potuto rivelarsi per lui non meno fatali che per i barbari soggiogati. L'unica lesione dell'impero romano nel primo secolo dell'era cristiana fu quella della provincia della Britannia. Soltanto in questo caso i successori di Cesare e di Augusto si lasciarono convincere a seguire l'esempio del primo anziché la regola del secondo. La vicinanza di quella terra alle coste della Gallia sembrava un invito alle armi romane. Le lusinghiere, seppur incerte, notizie della pesca delle perle attirarono la loro cupidigia, e qui c'è un rimando. Lo stesso Cesare nasconde lì quell'ignobile motivo che peraltro venne menzionato da Svetonio. Le perle inglesi si dimostrarono tuttavia di scarso valore, essendo la loro tinta scura e bluastra. E poiché la Britannia era considerata la stregua di un mondo diverso e generalizzato e separato, scusate, la conquista non costituì certo un'eccezione al sistema generalizzato di politica continentale dopo una guerra di circa 40 anni, iniziata dal più inetto, continuata dal più dissoluto e portata a termine dal più incerto di tutti gli imperatori, Rimando, Claudio, Nerone e Domiziano. La parte maggiore dell'isola fu sottomessa al giogo romano, la tribù di Britanni possedevano. Le tribù di Britannia, scusate, possedevano coraggio senza disciplina e amore per la libertà, senza spirito di unione. Prendevano le armi con selvaggia violenza. Le deponevano o le rivolgevano gli uni contro gli altri, con sregolata incostanza. E poiché combattevano, ognuna per suo conto, furono sottomesse una dopo l'altra nella forza morale di Caratacco, nella disperazione di Boadicea, nel fanatismo dei druidi, seppero evitare al loro paese la schiavitù o contrastare la regolare avanzata dei generali imperiali, che mantenevano alta la gloria nazionale quando il trono veniva disonorato dagli esemplari più deboli o più viziosi del genere umano, nel momento stesso in cui Domiziano confinato nel suo palazzo provava il terrore che gli ispirava. Le sue legioni al comando del virtuoso Agricola sconfiggevano le forze congiunte dei Caledoni ai piedi dei Monti Grampiani e le sue flotte avventuratesi a esplorare acque sconosciute e pericolose potevano le armi romane in ogni parte dell'isola.
portavano le armi romane, scusate, in ogni parte dell'isola. La conquista della Britannia era considerata ormai un fatto compiuto e scopo di Agricola era completare e rendere sicuro il proprio successo con facile assoggettamento dell'Irlanda, per il quale, a suo giudizio, bastavano una legione e alcune truppe ausiliarie. Forse l'isola occidentale avrebbe potuto diventare un prezioso possedimento e forse i britanni avrebbero portato con minor riluttanza le catene se la prospettiva e l'esempio della libertà fossero stati tolti completamente dalla loro vista. Ma i meriti stessi di Agricola provocarono presto la sua rimozione dal governo della Britannia e resero vano un progetto di conquista razionale, seppure molto esteso, prima della sua partenza. Il saggio generale aveva provveduto non solo alla presa di possesso, ma anche alla sicurezza. Aveva notato che l'isola è quasi divisa in due parti disuguali dagli opposti bracci di mare, o come vengono chiamati oggi, dai fiordi della Scozia, attraverso lo stretto intervallo di circa 40 miglia. Aveva istituito la linea di posti militari che, in seguito, durante il regno di Antonino Pio, fu rinforzata da un bastione di zolle di Torba alzato su fondamenta di pietra. Il vallo di Antonino, situato a poca distanza dalle odierne città Edimburgo e Glasgow, venne considerato il confine della provincia romana. I caledoni locali mantennero nell'estremo lembo settentrionale dell'isola la loro fiera indipendenza, di cui andavano debitori tanto al loro valore quanto alla povertà. Le loro scorrerie venivano frequentemente respinte e vendicate, ma il loro paese non fu mai sottomesso ai padroni delle terre più belle e più ricche del mondo. Voltarono sdegnosamente le spalle a tetre colline battute dalle tempeste invernali, a laghi nascosti da una nebbiolina azzurra, a brughiere fredde e solitarie, dove una frotta di barbari nudi dava la caccia ai cervi delle foreste.